fare ad essere finanziariamente migliore del 90% delle persone? Ci sono quattro cose che puoi fare subito per migliorare a livello finanziario ed avere più soldi. Io sono Giusy, trainer di autonomia finanziaria e ti aiuto a gestire al meglio i soldi, risparmiare e guadagnare di più per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. La prima cosa che dovresti fare è ridurre ed eliminare i tuoi debiti. Questo è importantissimo. Per me è molto più importante di iniziare ad investire, perché senza quello molto probabilmente investire ti porterà un rischio che non puoi permetterti se stai comunque ancora pagando un debito. Quale debito dovresti incominciare ad estinguere? Dovresti estinguere per primo il debito con interessi più alti, perché questo ti farà pagare di più come interessi. Se non ce la fai, però, ok, se questo non è fattibile, non preoccuparti, inizia comunque ad estinguere un debito. Questo ti farà sentire bene e ti porterà a migliorare e a continuare ad estinguere gli altri debiti. Altra cosa super fondamentale che ti farà migliorare finanziariamente è creare un fondo di emergenza. Che cos'è un fondo di emergenza? È un fondo di risparmio creato per spese non prevedibili e che richiedono grandi somme, come per esempio la perdita del posto di lavoro. Che importo però dovrebbe avere il tuo fondo di emergenza? Dipende dalle tue spese necessarie mensili, ok? Se per esempio hai bisogno di 800 euro mensili come spese necessarie, ovviamente non sono spese necessarie il vestito e un orologio nuovo, ma le spese necessarie sono per esempio il mutuo, l'affitto, il pagamento delle bollette, ok? Quindi presumiamo che le tue spese necessarie siano 800 euro al mese, dovresti creare un fondo di emergenza per 12-18 mesi di spese necessarie, ma va benissimo creare anche un fondo di emergenza di soli 6 mesi, quindi nel nostro caso 4.800 euro. Il raggiungimento di questo primo step ti farà sentire bene di aver raggiunto un obiettivo e ti farà continuare in questa direzione. Quindi suddividi il tuo fondo di emergenza in piccoli step, i primi 3 mesi, i successivi 6 mesi e così via, fino a raggiungere 12-18 mesi di fondo di emergenza. Solo successivamente alla creazione del tuo fondo di emergenza puoi risparmiare e successivamente investire i tuoi soldi. È importante risparmiare almeno il 20% di quello che guadagni. Varia un po' in base anche ai tuoi guadagni, ovviamente. Se guadagni tanti soldi, potrai anche avere una percentuale superiore. Per esempio, se guadagni più di 2.000-2.500 euro al mese, potrai aumentare la percentuale di risparmio, quindi non avere una percentuale di risparmio mensile del 20%, ma del 30%, ok? Se invece guadagni pochissimo, puoi ovviamente ridurla un po', quindi se guadagni 1.000 euro o meno. Quindi con questo cosa voglio dire? Ovviamente il 20% del proprio stipendio potrebbe essere una cifra troppo bassa per alcuni e troppo alta per altri. L'obiettivo è iniziare a creare il proprio fondo di emergenza, risparmiare e poi investire. Per risparmiare, devi risparmiare con un obiettivo specifico. Che cosa voglio dire con questo? Che se risparmi 5.000 euro, cioè vuoi risparmiare 5.000 euro, ma non sai perché lo stai facendo, allora molto probabilmente non riuscirai a raggiungere il tuo obiettivo. Se invece hai un obiettivo specifico, quindi voglio risparmiare 5.000 euro per creare il mio fondo di emergenza per fare una vacanza, allora ti sarà più facile raggiungere il tuo obiettivo finanziario di risparmio. E l'ultimo step, ma non ultimo, è investire i propri risparmi. Una parte dei propri risparmi, quindi escluso il fondo di emergenza, escluso una parte di soldi per eventuali spese annuali o per sentirti tra virgolette sicuro, ok? Puoi investire la restante parte dei soldi. Con questo che cosa voglio dire? Che non puoi investire tutti i soldi che hai, ok? Devi avere sempre dei soldi da tenere da parte per eventuali evenienze. Puoi, per esempio,
esempio investire i tuoi soldi in azioni, obbligazioni, ETF. Ti parlo per esempio in questo video che ti linko qui da qualche parte, come creare un portafoglio all weather di ETF a basso rischio. E poi hai bisogno di un broker per investire. Il broker che utilizzo io stessa è Freedom24, trovi il link in descrizione al video. E come si fa ad investire? La prima cosa da fare quindi iscriversi. Più avanti nel video ti farò vedere come iscriversi nella piattaforma. Iscriversi nella piattaforma e poi successivamente selezionare per esempio l'ETF, l'obbligazione su cui si vogliono investire dei soldi, e dopo averla selezionata investire il tuo budget. Ti faccio vedere in dei tutorial come fare. Per registrarti sulla piattaforma di Freedom24 ti basta cliccare sul link in descrizione al video, poi andrai in registrazione. Successivamente potrai aprire il tuo conto per 30 giorni senza commissioni inserendo l'email e la password e poi clicchi su registrazione. Successivamente ti apparirà la parte in cui inserire i tuoi dati, perché bisogna verificare il tuo account, ok? È importante questa parte per avere accesso alle funzionalità della piattaforma. Quindi dovrai inserire la tua residenza fiscale, il tuo codice fiscale. Poi dovrai rispondere se hai la residenza fiscale negli Stati Uniti, presumo di no. Poi dovrai indicare se siete tu o i tuoi familiari legati a persone pubbliche, ovviamente indicherai no, e successivamente puoi cliccare su continua. Successivamente troverai la parte dove firmare l'accordo, confermerai i dati inseriti ed è importante inserire il numero di telefono, perché altrimenti non puoi firmare l'accordo e verificare i tuoi dati, ok? Poi clicchi invia codice SMS e successivamente dovrai caricare due documenti, il tuo documento di identità tipo la carta di identità e un documento dove è specificata la tua residenza, come per esempio una bolletta. Nel mio caso io ho inserito la bolletta per quanto riguarda internet, in quanto era inserita all'interno la mia residenza fiscale, ok? Dopo aver fatto tutti questi passaggi puoi caricare i tuoi soldi prima ancora di effettuare un investimento e poi provare la funzione terminale web. La puoi provare comunque anche se ancora non hai caricato un budget ed effettuare in modalità demo l'acquisto per esempio di azioni, ok? Cosa hai visto quindi in questo video? Hai visto i 4 step per essere finanziariamente migliore del 90% delle persone. Fammi sapere quale di questi 4 step fai già e quale no. Riduci ed elimina i tuoi debiti. Crea un fondo di emergenza. Risparmia con un obiettivo specifico. Investi una parte dei tuoi risparmi. Se questo video ti ha dato valore, ti sarei grata se mi lasci un pollice in su. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video di educazione finanziaria. Io ti mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video, ciao!